scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto senza decidere. Ospite in casa mia con sillabe d'amore tutte al pavimento come la polvere. Ma arrivi tu che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu da che pianeta o chi sereni anima complicata. Se io fossi cieca, tu non chiederesti aiuto a Flamme e alla sua mamma. Mamma! 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 Che hai?
Non è niente, Margie. Dai, vai dentro, arrivo subito. Perché stai così male all'idea che io possa aiutare Flam? Sì, certo, sono io la cattiva qui, vero? Mamma, tu non sei cattiva. Io al papà gli voglio bene, ma sei tu la mia roccia. Sei tu quella su cui posso sempre contare. Tu ci sei sempre stata per me. Lo ami ancora il papà, vero? Io e tuo padre eravamo felici. Quando sei arrivata tu, poi sembrava tutto perfetto. Noi tre eravamo inseparabili insieme. E poi io non lo so che cosa è successo. Io questo non me lo sarei mai aspettata da Lucia. E tuo padre ha distrutto tutto. E io mi chiedo ancora il perché. Possiamo essere felici noi, io e te. Basta che non fai più così l'arrabbiata. Questa non sei tu. Erwa. Tu di certo sei la cosa migliore che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Mi piace tanto, ma certo, se in futuro si dovesse trovare un donatore, vi avviseremo tempestivamente. Insomma, abbiamo solo perso tempo. Stefano, dovevamo provarci, cos'altro potevamo fare? Amore, ci dispiace tanto. Dai, adesso preparati. Si sono buttati via 3 mesi. Non è vero, papà. Se non venivamo qui, io non conoscevo Chicco e gli altri braccialetti. E poi qui ho trovato mia sorella. Se posso dire una cosa, Flam, anch'io sono contento di averti conosciuto. E grazie per l'esempio che ci dai. Dottor Alfredi, la prego, se si commuove anche lei, siamo fottuti. Fossi in te, Flam, aspetterei a fare questa borsa. Ciao, Marci. La mamma mi lascia fare gli esami della compatibilità. Sta arrivando anche lei. Come, Flam? Ma non sei felice? Sì, ho solo paura di illudermi ancora. Mamma. Oi. Buongiorno. Hai dormito un'altra volta qui. Non devi farlo, ti distruggi. Mamma, piace svegliarmi con te. Dai, vieni qua, siediti accanto a me. Non ci stiamo. Sì, che ci stiamo. Vieni.
Come stai? Mi hanno detto tutto. Perché non hai dato il numero del negozio? Perché è uno sfigato. E perché avevi detto che lo lasciavi. Lo so. Ma non è facile lasciare qualcuno. Quando sarai grande capirai. E invece sono tutte cazzate. Ehi, le mamme non dicono cazzate, va bene? Dicono solo cose giuste, quindi adesso mi chiedi scusa. E te che te ne fai delle scuse? Non lo so, però mi fa stare bene non avere un figlio maleducato. Vabbè, scusa. Bravo. Veramente mi sembrava che anche lei fosse contrario al trapianto. Sì, certo. Ma 2 anni fa a Seattle c'è stato un caso molto simile a quello di Bobo. Il sistema arterioso era molto fragile, esattamente come il suo. E hanno tentato il trapianto? Sì. E com'è andata? Male, purtroppo. E allora di che cosa stiamo parlando, dottore? Mi scusi, eh? Io non voglio dare illusione a nessuno, è chiaro? Poi l'ha vista la madre di quel ragazzo com'è fragile. Guardi qui. Ieri, durante l'esame a Bobo, ho scoperto una strana anomalia. Una fibrillazione ventricolare molto rara. Prego, continui. Questa anomalia coinvolge il sistema atriale e potrebbe paradossalmente facilitare l'intervento. Forse l'ipotesi del trapianto non è da escludere. Nei miei libri di medicina non esiste la parola forse. È un'operazione molto difficile, lo so, ma io posso farla. Lei è piuttosto presuntuoso, dottore, lo sa? Si sbaglia. Io sono molto presuntuoso. Perché so di poterla fare. Prego. Io non le piaccio, vero? Vero. Ma apprezzo molto le persone che non si arrendono. Mi trovi quella registrazione di Seattle e poi ne parliamo. Mamma, io stasera voglio che dormi a casa, in un letto vero. Io qui sto bene, ho trovato degli amici. Va bene. Posso chiamarti più tardi? Allora io vado a prendere l'autobus. Ho detto a Claudio di non venirmi più a prendere. Sei contento? Ciao. Com'è andata con i tuoi? È andata. Ciao. Senti, volevo dirti una cosa da tanto tempo. Che tu mi piaci. Mi piaci tantissimo. Questa cos'è, una dichiarazione? Perché devi sempre definire tutto? Perché ho una mente scientifica. Comunque guarda che non funziona così. Non puoi andare da una donna che non conosci e... Ma io ti conosco. Oh, ti pare il modo di far questi agguati? Di prima mattina, poi? Fai attenzione. Mi stai toccando nel mio punto debole. Non ti sembra che stai correndo un po' troppo? Sì, corro. Perché non ho tempo. Bella battuta. Ma anche io non ho tempo. Non era una battuta. Anche la madre?
Francesca, non so come ringraziarti. È lei che deve ringraziare. Dai, Margi, che facciamo il prelievo. Margi, sei qui? Ehi! Sì, mi stanno togliendo un po' di sangue. Sto facendo l'esame per la compatibilità. Grazie. Flam, c'è anche la mamma di Margi. Francesca. Mm-hmm. Sì, ciao, sono qui. Posso vederti? Leo, ti ho portato un'amica. Sorpresa. Ciao, Leo. Bianca, che ci fai qui? Tutto bene, spero. Hanno operato mia nipote per un'appendicite acuta, ma ora tutto bene. Il dottor Alfredi è stato bravissimo. Beh, vi lascio da soli. A dopo, Bianca. Grazie, Andrea, grazie. Siamo già al tuo, eh? Si corre. È bello rivederti. Come stai? Così. Mi hanno appena sperato una chemio da Hulk. Non ti spaventare se tra un po' divento verde. Che caso però, eh? Sei arrivato proprio in questo ospedale. Si dice che caso è la parola che usa Dio quando vuole agire di incognito. Dio? Ah. Perché lo conosci? Allora dammi l'indirizzo così rispedisco al mittente mio bel cancro. Ti capisco, è difficile. Tirati su che ti aiuto a rilassarti. Perché non ti fai assumere qui? Ci penserò. In un paio di giorni mi guarisci, no? Chissà, forse sì. E mi fai pure ricrescere la gamba. Silenzio, Leo. Non ci riesco a stare in silenzio. Se sto in silenzio mi vengono solo brutti pensieri. Succede quando si prova ad ascoltare quello che abbiamo dentro. Che cosa senti? Sono stati giorni strani questi. Sento mia madre molto vicina.
per la prima volta sono stato al cimitero. C'era un tipo, un uomo che non ho mai visto, non so chi è. Gli ha pure lasciato dei fiori. E tu gli hai parlato? No. Quando mi ha visto se n'è andata subito. Poi... guarda. Ti ricordi? Strappata io per rabbia quando ho capito che non ce l'avrei fatta, che avrei fallito. Leo, nessuno può salvare un'altra persona dal suo destino, non è colpa tua. Non lo so, è come se mi stessero arrivando pezzi della mia vita tutti in una volta. La verità è che non ci sto capendo niente. Sai, Leo, io credo che l'universo ti stia mandando delle risposte perché tu hai trovato il coraggio di fargli delle domande. Chiudi gli occhi. Rilassati. Pensa a un cielo notturno, calmo, completamente nero. C'è solo una stella, ma molto luminosa. Concentrati su quella. Guardala. Avvicinati. Cerca di raggiungerla. Mettetevi seduti sulla panca, dai. Allora, vi voglio fare conoscere una persona molto speciale. Gli facciamo una sorpresa. Però vado prima io. Voi restate qui e mi aspettate. Non vi muovete, eh? Leo, dai, vieni. Sto qui. Piangi, mamma. No. No, non piangere, mamma. Mamma. Sono... è tutto bene. Mia madre... era con quell'uomo, quello del cimitero.
Tu sei proprio sicuro di non sapere chi sia? Mi dispiace doverlo dire, ma credo che sto proprio iniziando a capirlo. Mia madre aveva un amante. Sì, ma a me non importa, sto già male di mio. Non ho bisogno di angosciarmi ancora di più. Non devi avere paura di quello che stai scoprendo, Leo. C'è una parte della tua vita di prima che sta tornando da te. Come se te la riportasse il mare. Coraggio. Non fartela scappare via. Ok. Ok. Carola. Oi. Ho bisogno di parlarti. È successa una cosa, ma non lo devi dire a nessuno, ok? Chris, mi stai spaventando. No, no, è una cosa bella. Ok, allora ti prometto che non lo dico a nessuno. Leo, scusa, faccio subito, ok? Ok. Ciao, amore. Ciao, Chris. Sto scappando dall'ospedale. Ma non puoi, scusa, l'Alessandra ha detto che... Sì, lo so, È troppo importante, però... Ho pensato a lungo e... Poi ti spiego. Devo andare a casa mia. Vuoi accompagnarmi tu? No, mi dispiace, ma adesso non posso proprio. Ci sono problemi? No, è tutto a posto. Anzi, adesso sto parlando anche con mia sorella, quindi... Senti, ti accompagno più tardi, va bene? Non importa, non posso, ho bisogno di andarci adesso. Ci sentiamo più tardi, ok? Ok, ok. Ciao. Leo, ma dove stai andando? Ragazzi, starò via massimo un paio d'ore. Però mi raccomando, Alessandri non deve sapere che mi sono mosso, ok? Ci vediamo più tardi. Ma Leo, ma... Hai appena fatto la game? Ragazzi, sto un fiore. Allora? Aspetta un bambino. Chris, voi siete dei pazzi. Siete degli irresponsabili. Ma come non vi è venuto in mente di stare attenti? Non lo so. Eravamo felici. Dopo tutte le cose brutte che sono successe, pensavamo a noi, a stare bene insieme. Ma lo vedi che con te non è possibile ragionare? Io non è che sto mettendo in discussione il tuo diritto a essere felice. Ho detto semplicemente che forse potevate usare delle precauzioni. Comunque, io mi rendo conto che non è una cosa bella da dire, ma è evidente che tu non puoi portare avanti la gravidanza, no? Perché no? Chris, ti prego, non complicare ancora di più le cose. Eh? Senti, io chiamo papà e mamma. Ma no, parliamone io e te. Parliamone io e te. Tu non li puoi tenere all'oscuro. Loro devono sapere, lo capisci? Ma a me non interessa quello che pensano. Io voglio solo pensare che tra qualche mese potrò avere questo bambino, mio e di Leo. Chris, Leo è un malato terminale. E allora? Questo bambino ha il diritto di nascere come tutti gli altri. Sì, ma tu potresti rimanere da sola. Io lo so che è una cosa crudele da dire, ma io ho paura che tu ti rovini la vita. Sono preoccupata per te. Anche io ho paura. Anche io ho paura. Questo bambino potrebbe essere l'unica cosa che mi rimane di Leo. L'unica. Forse avrà il suo sorriso, i suoi occhi. Nessuno può chiedermi di rinunciarci. Nessuno. Chris, io voglio solo il tuo bene, capisci?
Comunque, Leo che cosa pensa di tutta questa situazione? Leo non lo sa. Paura che magari non lo vuole. Cosa credi? Anche noi sappiamo in che situazione siamo. Lui sa che potrebbe non riuscire a vederlo crescere. E questa cosa potrebbe essere un dolore troppo forte per lui. Chris, lo vedi che casino che è? Io e te non possiamo gestire da sole questa situazione, è troppo grande per noi. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto di mamma e papà. Mi dispiace, però io li devo chiamare. Ma guarda, fai come vuoi. Ma che ti parla a fare io? E comunque decidiamo io e Leo. Thank you.
Ciao. Chris? Ciao, amore. Devo parlarti. Ci vediamo tra mezz'ora agli Olivoni. Agli Olivoni? Sì. Va bene, arrivo. Ok, ciao. Arrivo. Salve, dottoressa. Ciao, Vale. Sto andando da Leo. Bella. Piacere, bella. Ha saputo dalla radio? Sì, il dottor Carlo mi ha accennato. Ma mi ha detto anche che il locale è all'interno dell'ospedale. Guardi, questo è il volantino. Lei è la prima ad averlo. Non sa quanto ci teniamo. Grazie. Molto carino, lo immagino. Ma perché non viene a vedere il locale? Venga, dai, venga. Venga con noi. Andiamo. Sì, sì, sì. Un minuto. Un minuto, va bene. E chi sarebbe il conduttore? Primo sarebbe Leo, poi ci alterneremo un po' noi e poi chi vorrà, chi avrà qualcosa da raccontare. Non si dovrebbe fare, ma vi concedo il permesso. E vai. Sono curiosa di sentirvi. Rock and roll, bitches! Allora, cosa ha detto quella befanozza della Lisandri? Mi ha dato il permesso? Oh, allora? Oh! Questa. Che cosa fa con quegli occhiali, dottore? Pensa di andare alle prossime visite conciato così? No, questi tanto sono suoi. Era per mettere un po' di allegria. Ha ancora molto da imparare, dottore. Chris? Ho trovato una cosa molto importante a casa. Ti voglio raccontare tutto quanto. Ciao. Ciao. Che c'è? Che hai? È un po' che devo dirti una cosa. Solo che non ho mai avuto il coraggio di farlo. Il coraggio per cosa, Chris? Chris, non mi prenderei mica per il culo! È impossibile con tutta la chemica che ho fatto, lo sai? Non scherzare su queste cose. Non sto scherzando. Sono la terza settimana. Tre settimane? E non hai ancora fatto niente? Perché cosa avrei dovuto fare? Il test! Il test? Ma certo che ho fatto il test. L'ho fatto 4 volte. E tutte e 4 le volte il risultato positivo. Cazzo, sarò padre! E tu madre, ma ti rendi conto che sei un malpupone tutto nostro? Vieni qui, vieni qui, vieni qui! Oh. Ma sei felice? Ma certo che sono felice, Chris. Perché anche tu lo sei, no? Sì. E io che avevo paura di dirtelo. Tu non hai paura. Di che cosa dovrei avere paura? Ci amiamo. Perché ci amiamo, no? Certo, certo. Sarei una mamma spettacolare. E io sarò un papà con i controcoglioni. Ma cosa vuole di più sto piscione, eh? Così si è detto. Così si è scritto e così si è fatto. Guarda. Chris, non devi avere paura, guarirò. Sì. Guardami. Io
guarirò, te lo prometto. Perché devo. Per noi tre. Dovessi pure prendere delle chiavi a Napalm. Sì, ma io adesso lo voglio urlare al mondo intero, però, eh! Io e Chris aspettiamo un bel... Perché? Ma andiamo a dirlo subito a tutti. Non solo all'inizio, io non me la sento di affrontare i miei adesso. Ok, teniamocelo un po' per me. Ok, non lo dico a nessuno. Promesso. Io e Chris aspettiamo un bambino! Buongiorno mondo! Vale, vieni subito. Ti devo parlare, ma vieni solo. Ah, perché solo? Ma dove sei? Sul terrazzo, dai! Anch'io sto qua, sto alla porta. Grande notizia, fratello. Se è per questo anch'io. Vai. No, no, dimmi tu. La mia più grossa, fidati, vai tu. Ok. Io... ho fatto l'amore con Bella. Ah! Sto a mille. Io invece... vi ho fatto tutti zii. Zio Ale, zio Tony, zio Rocco, zia Nina. Zii? Che... in che senso zii? No, no. Vecchio indistruttibile, Leo! E chi l'avrebbe mai detto, no? Sono zio! Sono padre! Conta la testa e il cappello, l'intelligenza e il bello, e chi li sa mischiare. Conta la firma e la parola. Per tutti quelli che state in ospedale, sintonizzatevi con i computer, i telefonini, i tablet, con quello che vi pare, ma sintonizzatevi! Adesso che ho un braccialetto rosso anch'io, conta che quel giorno c'eri tu, quando mi hanno detto questo è il fondo e il fondo era più giù. Conta il tuo sorriso in faccia al mio, quando tu mi dai la mano al polso, un braccialetto anch'io, ho un braccialetto rosso anch'io. Conta chi lucida le foglie, chi aspetta e le raccoglie, chi bagna le radici. Conta il canto della luna, approva da lontano tutto questo amore. Conta che quel giorno c'eri tu, quando mi hanno detto questo è il fondo e il fondo era più giù. Conta il tuo sorriso in faccia al mio, quando tu mi dai la mano al polso, un braccialetto anch'io. Restami pure vicino, restami pure vicino, che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango più. Ciao Nina, cosa guardi? I risultati dal reparto di emodinamica, poi vediamo se continuare la cura o meno. No, mi scusi, ma è troppo presto. Necessary.
timing, therefore the timing is very important. Cosa c'è? C'è che lei è un po' stronzo. Ah sì? Perché? Perché se la tira un casino. Perché cambia troppe donne. E perché uno che guida una macchina come la sua è un fanatico. Anzi, se posso, è un cazzone integrale. Vedo che studi astrofisica. Bella facoltà. Però volevo dirti che anche una che va in giro con un telescopio sulla spalla come se fosse la nipotina di Galileo è una fanatica. Anzi, se posso, è una cazzona integrale. Sei d'accordo? Vedo che posso darti anche del tu. Neanche per sogno. Ho capito quello che voglio fare. Ma penso di sì. Ecco, guardi qua. Ecco, vede? Lo vede questo piccolo errore proprio nella fase finale? Non mi sembra un errore, dottore. Il chirurgo non ha alternative. Lui forse no. Non poteva immaginare questo coagulo. Soprattutto non poteva evitarlo. E invece io lo eviterò. Ah sì? E come? Con la velocità. Devo arrivare a questo punto 3 minuti prima di quando ci è arrivato lui. È impossibile. Senta, dottoressa, non c'è niente di impossibile. 10 anni fa c'erano soltanto uno o due atleti capaci di correre la finale dei 100 metri sotto i 10 secondi. All'ultimo mondiale ce l'hanno fatta in 8. Non credo che lei possa farcela fare questo intervento. E in tutta sincerità continuo a pensare che lei sia un po' troppo presuntuoso. Questa non è presunzione. Io so di poterla fare questa operazione, che lei mi creda o no. Mi tenga aggiornata. Finalmente. Bella. Grazie. Ho un po' paura. È andata bene. Lo sapevo. Margie può donare le sue stamina agli afflani. Io lo sapevo. Siamo tutti molto contenti. È un primo passo. È il primo passo di un lungo cammino. Ma è sicuramente un buon inizio. Tesoro, come stai? È andata bene l'operazione, sai? Ho visto quel ragazzo! Quale ragazzo? Quel ragazzo che ho conosciuto alla festa sulla spiaggia. Mi è apparso in sogno. Come un angelo, vestito di celeste. E mi ha parlato. Ah, sul serio? Che cosa ti ha detto? Non me lo ricordo. Sai, un portantino è stato tutto il tempo a girare qui intorno. Uno della tua età, un
un tipo strano. Strano come? Simpatico, gentile, ma un po' toccatello. È lui! Lo devo trovare! Buona, lì! Mela, Saggio, vuoi farti saltare i punti? Caro Chicco, ti devo dare un po' di notizie. Tony ha riservato il suo amore, ma non ha il coraggio di buttarsi. Si è rifugiato qui da me, perché se andasse da Leo, lui lo manderebbe a calci nel sedere da Mela. Perché dice che è un cacasotto. Ui, ma devo scrivere proprio così? Perché ho la mia immagine da difendere. No, va bene così. Ah boh, io lo dicevo anche per lo stile. Scrivi. E poi c'è un'altra novità. Ti ho già scritto di me e di Margherita, mia sorella. Oggi abbiamo il trapianto delle staminali. Un'operazione in anestesia locale. Ma io ho paura lo stesso. Vorrei tanto che tu fossi qui, Chicco. Flam, è ora, andiamo? Tony, mi aiuti? Sì, sono vicino. Tony? Tony, l'hai inviata? Inviato. Andiamo. Tony! Arriva Tony! Questo è rigore! Arriva Tony, raga! Arbitro, è rigore! Voglio un rigore! Dai sto rigore, dai! Questo sono poi sulla chiacchierà, dai! Vai, batti sto rigore, dai! Da paro. Ma che fai? E come che stai a fare? Buttalo a terra. E dai, e buttalo. Dai. Bella Flam. È il tuo momento. Para sto rigore decisivo. Ma siamo grandi. Tu non ti preoccupare. Para sto rigore, eh. Siamo tutti con te. C'ho da fare. Che dovrebbe andare male. Ciao. 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 Monta, Margi! Allora, Flam, sei pronta? Sì, ma c'è anche tua mamma? Sì, sono qui. Ciao, Francesca. Ciao, piccola. Durerà solo una mezz'oretta. Sì, hanno detto così. Fermi tutti! Ciao, Leo! Ciao! Ciao, ragazze. Siamo qui per farvi ufficialmente il nostro in bocca al lupo. E se lo volete in francese, in culo alla balena. Ma chi sono questi? Amici di tua figlia? Sì. Però sono ganzi. Sì. Flam, è il tuo momento. Sì, ma ho un po' paura. Ma no, non ti preoccupare, dai. Certo che quello è proprio stupendo. Sì, Leo. No, quello divino, Bobo. Davvero divino? Sì, non te lo puoi nemmeno immaginare. Si vede che deve essere un tipo sensibile. Francesca. Ero giù in macchina, ma è assurdo. Non sai quante volte avrei voluto parlare. Lucia, no. Io non ce la faccio, scusa. Ma come, con tutto quello che tu e Margherita state facendo per noi? No, io non ho fatto niente. Questo è un regalo che Margie sta facendo a Flam. Scusa.
perché per loro è più facile. Perché sono meglio di noi. In Puglia? Una decina di ore. Una decina di ore? Ma come va sta corriera? A carbone? Noi ci venimo pure dai Filippine per venire in questo cavolo di paese. Molte ci rimanno io. A carci un culo. Ma frate, datte una calmata, oh. Ma che mo manco si può scherzare fra noi romani. È poco vero. Però non è più la stessa. È vero se ormai... Sono proprio stanco! Ah, scusi! Oh, ragazzi, allora, fra due ore siamo in onda. Ok. Dobbiamo essere pronti, mi raccomando. Avete tutto? Cosa? Dobbiamo fare la scaletta. Io direi dalle 9 alle 11 Ruggero, che come DJ è il massimo. Ok. Poi magari a mezzanotte attacco io con la mia rubrica, ok? Ragazzi, i costumi! Oh, grandi! Ma è incredibile! Grandi. Io voglio questo da prete! Guarda che non è proprio da prete, questo lo voglio io, da no. Me! No! Ci devi mettere anche questa, Toni! Questa è bella! Bella! Wow. Guarda, sono bellissime! Hai visto che bella la parrucca? È incredibile! Cioè, ma cos'è questo? Lo scalpo! Ci sono anch'io, mi porto due lacrime scese in ritardo, la strada più breve si impara al ritorno. Ci sono anch'io, ai bordi del campo ad alzare un saluto, ho corso per tutta la notte per dirti che il buio è diverso dal vuoto, è tutta per te, è una cascata di pioggia scura, non smetterà affatto di piangere forte, che il bene sia. Mi raccomando ragazzi, vi voglio pronti. Prontissimi. Attenzione, stiamo per andare in onda, mancano pochi secondi. Alla grande. Cinque, Leo, dai. Quattro. Concentrati. Tre. Pronti? Due. Ecco, in onda. Uno. Vai! Radio Wotanka! Così si è detto, così si è scritto e così si è fatto. Wotanka! E se non avete capito, capirete. Perché ora siete dei nostri, qui Radio Wotanka! E io sono Leo, ma per stasera potete chiamarmi Capitan Leo. Oggi è un grande giorno per salpare. E tenetevi forte, perché il mare in cui ci troviamo è un mare forza 10. Ma non temete, perché nessuno sa cavalcare le onde come noi. E chissà mai che durante la traversata vi dimenticherete di essere malati, perché come ha detto il mio amico, noi non siamo la nostra malattia. Ma ora è il momento della nostra sigla! Aspetta, manca Toni! Ah, ovviamente ancora qualche istante, stavo dicendo... Mamma mia, chi è? Mamma mia, ma sei tu, Toni? Ma che? Navigheremo attraverso le tenebre. Ecco qua. Ma guarda, nonno, questa è la nostra radio, Radio Wotanka. Perché Leo, scendi, scendi. Il signore della notte sarà con voi.
Già. La cosa assurda è che qua tutto si spegne presto. Le luci, i telefonini, i televisori. È proprio così. Eppure nessuno di noi ha voglia di dormire. Perché ti viene in mente che è passata una giornata schifosa a fare a pugno con la tua malattia. E proprio ora. Madonna, la sigla. Devo andare. Ti prende una gran voglia di vivere. Di fare tutte le cazzate che fanno quelli là fuori. E quindi basta passare le ore a guardare il soffitto. Adesso con voi c'è Radio Watanka! Vi racconteremo le nostre storie, le nostre giornate. E voi telefonateci e raccontateci quello che vi pare. Oh, e visto che magari vi ho pure appallato, adesso vi facciamo sentire il nostro grido di arrembaggio. La prima dedica la faccio io. Alla donna più dolce del mondo. Alla mia donna. Chris. Forza ciurma! Uno, due, tre! Hai pure chi ti dice che hai sbagliato di nuovo e perde la pazienza per non perdere te. E amici che ti reggono la faccia al gioco, ti sembra poco, ma non lo è. E tutta la vita ad aspettare un momento, intanto passa qualcuno che fa di tutto per te. E un giorno te ne accorgi al balcone, ti sembra poco, ma non lo è. È una bellezza che stravolge e confonde, e odore di bucato e chi ti scalda il caffè. E terra ferma per contare le onde, ti sembra poco, ma non lo è. E notti in ginocchio a maledire le stelle, tuo fratello ti scrive da qualche parte dov'è. Mi manchi ma sai come salvarti, mi sembra poco. Puoi scegliere una tenda o una capanna sul mare, oppure un grattacielo dove farti invecchiare. Provare a dare un nome a tutto quello che c'è e poi sparire in un bacio che sembra poco. Allora puoi decidere di startene zitto o prenderti il diritto di dire com'è. Sfidare l'infinito oppure perdere tutto, ti sembra poco, ma non lo è. Io non mi ricordo un altro pezzo di vita più bello di quello che hai diviso con me. E oggi siamo ancora vicini. E oggi siamo ancora vicini. E oggi siamo ancora. Buonasera. Buonasera. Posso entrare? Prego, chi cerca? Nina c'è? No. Oh, ciao Chris. Salve, salve. Ciao. Carola, sì, lei è la mamma di Nina. Tu sì. Vai tranquilla di là, ci penso io. Ok? Non è ancora tornata Nina, perché vorrei parlarci, Chris. No, in questo momento Nina non è in casa. Senti, sono stata al locale dove mi ha detto che lavorava, ma loro dicono che non conoscono nessuna Nina, Chris. Non so, vorrei delle spiegazioni. Ecco. Sì. No, è che è uscita, è solo che non so quando torna. Posso aspettarla qui? Non so, potrebbe tornare anche molto tardi, ma se lei mi dice in che albergo sta, gliela faccio richiamare appena arriva, ok? Chris, che succede? Non sta succedendo niente, la signora sta andando. Anche tu abiti qui? No, guardi, veramente questa è casa mia. Io abito qui con mia sorella Chris. È Nina che non abita qui, quindi veramente non so cosa stia succedendo. Ma io, come sarebbe non abita qui? Chris, l'altra sera abbiamo cenato qui, tutti insieme qui. Ah sì? Allora, Chris, se tu mi fai il favore di andartene, io adesso alla signora spiego tutto. Sì, okay? Sì, sì, Chris, io adesso vado di là, ma tanto da domani questa situazione finisce perché io ne ho abbastanza, è chiaro? Guarda, signora, sono costernata, non so cosa sia successo, non c'entro niente. Mi spiace. Chris, che succede? Va bene. Dov'è la mia Nina? Allora, adesso lei si calma, ci sediamo e le spiego tutto, ok? Venga.
che... È passata la mezzanotte, amici. La ciurma è crollata a dormire, ma al timone c'è il vostro Leo, che è un veterano. Uno che ne ha passate e ne sta passando di tutti i colori. Eppure, credetemi, ogni volta che stavo per cadere nel baratro, c'è sempre stata la mano di un amico, la parola di un medico, il gesto di un'infermiera a venirmi in aiuto. E poi sono arrivati i braccialetti rossi. Adesso dovrei anche raccontarvi chi sono i braccialetti rossi, ma intanto rifatevi le orecchie. Nino, rispondi, Nino, rispondi. Fondo a destra. Sì, grazie. Ma questo è il momento. Lei non sa niente. Dio mio, Dio mio, Dio mio. Mamma, di qualcosa. Qualcosa? Non piangere, ti prego.
io che mi vedi qui, vai via. Io qui ce la faccio da sola. Perché non ci hai detto niente, Nina? Perché non hai detto niente alla tua mamma? Perché qui. Ti conosco, mamma. Hai sofferto troppo e non volevo che soffrissi ancora. E non voglio che nessuno mi veda qua, capisci? Amore, ma tu sei la mia bambina, sai? Tu sei la mia bambina, hai capito? Stringimi forte, mamma. Amore, amore, adesso ci sono io qui con te. Però se mi vuoi aiutare devi lasciarmi andare, devi andartene da qui. Amore, no. Mamma sta qui con te. No, mamma, tu devi tornare da papà. Ma che dici? Devi tornare da papà, non puoi stare qui. Vedrai che qua si risolverà tutto. No, amore, io non ti lascio adesso, non ti lascio. Vieni qui. Voglio stare con te, sì. No. Sì, voglio stare. Io così non ce la faccio. È una sensazione strana sentirsi malati. C'è chi nega, c'è chi lotta, che si rassegna, chi vuole gli amici e la famiglia vicino, e poi c'è chi invece non vuole vedere nessuno, perché quando ti vedi con gli occhi di qualcuno che ami, è quello il momento della verità. Perché se qualcuno che ti vuole bene ti guarda disperato e piange per te, allora sì che ti crolla il mondo addosso. Sapete, a stare qui da solo mi sento come un marinaio, di notte, al timone. Come se questo ospedale fosse una grande nave che potesse portarci tutti lontano da qui. Per farci vedere paesi mai visti, popoli sconosciuti, pesci volanti. Vi lascio con un po' di musica. Sei venuta a prendermi. Io ho paura, mamma. Ti ricordi quando ero piccolo? Tu mi prendevi in braccio e mi stringevi forte. Io sentivo il tuo cuore e non avevo più paura. Io non ce la faccio più, mamma. Non so più che cosa fare. Lo sai che con Chris aspettiamo un bambino? È una cosa bellissima, lo so. Ma forse non ci sarò nemmeno al suo primo compleanno, quando proverà a soffiare la sua prima candelina, perché io sarò... Perché questo bambino dovrebbe nascere senza suo padre, eh? Perché non ci avete avvisati? Nina è una ragazzina, avevate il dovere di informarci, no? Signora, ci lasci spiegare. Non avete pensato che anche Nina ha una famiglia che ci tiene molto a lei? Guardi, Nina non è una ragazzina, è maggiorenne. Questa era la sua volontà e noi non potevamo opporci, anche non essendo d'accordo, ovviamente. Guardi, che noi la comprendiamo benissimo, signora. Infatti abbiamo cercato di convincerla, ma lei non ha voluto. Va bene, allora ditemi come stanno esattamente le cose. Malgrado
L'operazione, il tumore di Nina non è ancora debellato. Ed è per questo che la teniamo ancora qui. Ma sta guarendo, no? Questo non lo sappiamo. Però Nina è una combattente, una specie di guerriera. Sì. È sempre stata. La prima parola che ha detto quando ha iniziato a parlare è stato no. E ci credo. È anche questo che ci dà speranza che alla fine ce la farà. Il carattere è molto importante, sa? Anche nella malattia. Ieri quando mi ha vista si è messa a piangere. E poi mi ha mandato via. No, non voleva che stessi qua. Non so cosa devo fare. Nina è una ragazza che sa perfettamente quello di cui ha bisogno. Per cui ci parli. E l'ascolti. È una ragazza forte. Dai, rispondi. Il telefono. Pronto? Ale, ho bisogno di te. Che succede, Nina? Non lo so, sto in un caos mentale totale. Puoi venire qui subito? Anche dopo scuola. Guardi, io oggi ho fatto sega a scuola, sono venuto al mare con Bella. Allora lascia stare, divertiti. No, Nina, vengo, tranquilla, ci metto mezz'ora e arrivo. Grazie, ti aspetto. Che succede? Non lo so, non me l'ha voluto dire. Vengo con te. Guarda, Bella, stava piangendo, poi magari se vieni te si imbarazza. Non... Meglio di no. Volevo soltanto dare una mano. Lo so e ti ringrazio, ok? Guarda, scusa Bella, effettivamente non c'è motivo perché tu non debba venire. Non ti metti in mezzo, io e te stiamo insieme, ok? Vieni anche te. Andiamo però, dobbiamo andare. Dai, prendi tutto. Sei qui? Sì, Flam. E allora perché non mi rispondi? No, perché ieri notte ti ho sentito. Sei stato bravissimo. Però poi, a un certo punto, all'improvviso hai smesso di parlare. Come mai? Va tutto bene? Tutto benissimo. Sicuro? Guarda che lo so quando dici le bugie. Io, Flammi, sono un libro aperto, lo sai. Sarà. Dai, vieni a fare colazione con me.
Scusa, Flam, mi fa un po' male la gamba. Mi metto un po' sul balcone. Sei sicuro di stare bene, a parte la gamba? Sei strano. Quello da quando sono nato. Va bene, ci andrò da sola al bar. Offro io. Babbo mi ha lasciato un soldone. Ah, cavolo, ti ha lasciato proprio un bel soldone. Perché non chiedi al babbo se mi adotta? Magari. Tu aspetta qua, faccio il rifornimento e torno. Ok. Sai qual è la cosa peggiore, Esther, per chi sta male? Ma non solo male, dico male di brutto. Quale, Leo? Questa roba qui. Il cielo, il mare. Tutta questa bellezza. E che ti girano le palle eliche all'idea di doverci rinunciare. Giusto? Più che giusto, pirata. Parla di questo stanotte alla radio. Che l'ho trattata malissimo e non volevo, ma mi fa così incazzare quando piange e si lamenta, capito? Poi uno è ovvio che si sente in colpa perché faccio sempre i soliti disastri. Tra l'altro sono 2 ore che ho una cosa qui alla bocca dello stomaco e è come se non riuscissi a prendere aria, capito? Come se non riuscissi a respirare. Penso mi serve un calmante, basta, ora chiamo un infermiere. Nina, aspetta. Avrei solo un attacco di panico. Ti serve una tipa d'attacco di panico? Io non so neanche cos'è un attacco di panico. Che è tipo quando ti sembra di non avere una via d'uscita, che hai il cuore in gola, non riesci a respirare. Oddio, è proprio così che mi sento. Appunto, dai, vieni, siediti. Se ti massaggio così va bene? No. Nina, dammi le mani. Una che fa yoga come te, che sogna di volare, si fa mettere sotto da un attacco di panico. No. Dai, respira con me. Riempi i polmoni come se fossero un bicchiere d'acqua, ok? Dal basso verso l'alto, vai. Dal ventre all'addome, al torace, vai, su, su. E poi giù. Addome, ventre. Tutto bene, signora? La posso aiutare? No, no, grazie. Non credo proprio. Io conosco tutti qua dentro. Lei è parente di chi? Ho una figlia ricoverata qui. Solo che non lo sapevo. Non ci aveva detto niente. Lei è la mamma di Nina? È amica mia. È una ragazza tosta, eh? Sì. Guarda che non vi ha detto nulla perché non voleva vedervi soffrire. Sì, è possibile. No, mi raccomando, però adesso che l'ha scoperto, si tiri su. Come fa Nina e come facciamo un po' tutti qua dentro. Sì. Se si fa vedere in questo stato, peggiora solo le cose. Sì, lo so, immagino. Perché proprio non sono capace, non so proprio da dove... Non trovo le forze, Non è facile, ecco. Lo so che non è facile, guardi me. Ho una gamba artificiale, ho solo mezzo polmone e ho un tumore qua dentro. Lo dici per scherzare? No, per niente. È la verità. Mi dispiace. No, tranquillo. Ascolta, mamma di Nina. Sì. I parenti dei malati hanno un potere enorme. Nel bene e nel male. Sì.
perché possono essere di grande aiuto oppure possono essere un grande problema, ok? Oh, Flam! Leo, ho preso tutto quello che era rimasto. Alla crema, al cioccolato, alla marmellata e vuoti. Tu quale vuoi? Mamma di Nina? No, io no. Quale preferisci? No, no, niente, grazie. Ma è triste? Sì, un po'. Beh, quando sei tristi qualcosa di dolce fa bene. Io sono Flam, piacere. Molto piacere. Allora, ne prendo uno? No, no. Guarda che gratis, offre anch'io, il babbo. Anch'io. Cioccolato, crema? Sì, qualunque. Va bene. Questo. Uno qualsiasi. Buon appetito. Nina, ciao. Mamma. Ti preparo un po' di pane col burro? Vuoi? Ok. Mi dispiace per ieri sera, Cioè... Sai, non ho capito perché ci hai mentito, ma non è che... Cioè, nel senso, non è questo... Mamma, non ricominciare, no, però... No, no, no. Volevo solo dire che... Lo so quello che vuoi dire. Sì. Era più facile parlare quando eri piccola. Ti infilavi nel lettone e raccontavi tutto quello che ti passava per la testa. Mangiala, dai, ti fa bene. Mamma, se ho mentito, perché mi stai addosso? Sì, è vero. Perché mi sei sempre stata tanto addosso? Lo so, non lo faccio più. Sì, lo so che non devo neanche piangere. Non lo faccio più, prometto, non lo faccio più. Da domani smetto. Io ho fatto sempre tutto perché tu fossi felice. Mamma, ma io lo so questo. Lo so. Tanto non le mangi. E anch'io voglio smettere di trattarti male. Da subito. Sì. Perché ci tenevo a dirti, mamma, che... Sai cosa, Nina? Io a volte non so proprio come volerti bene, perché non è sempre facile capirti. E allora io... Però, mamma, devi farmi parlare. Certo, certo, scusa. Ti stavo dicendo che mi sei mancata. Davvero? Sì. Tanto, mamma. Ti ho pensato ogni giorno. Anche a papà, ovviamente. E quante volte avrei voluto chiamarvi. E che vorrei solo che mi trattaste da grande. Perché se vuoi veramente proteggermi, devi lasciarmi vivere. Devi lasciarmi sbagliare. E imparare dai miei errori. Sì. Hai visto? È la prima volta che parliamo senza litigare. È vero. Mamma, dobbiamo far sempre così. Sì. Va bene, sì, sono d'accordo. A dopo, grazie. Grazie. Allora, Leo, sei venuto a darmi qualche bella notizia? Sì. Stanotte sono svenuto mentre stavo nel locale della radio. Mi sono risvegliato stamattina con questo braccio freddo, come se fosse morto. E ora come va? No, va meglio, solo che ogni tanto cominciano a vedersi bene. Stringi. Più forte? E nell'ultima ora ho avuto come dei lampi, non ho visto più niente. Hai avuto allucinazioni? Sì, ho rivisto mia madre.
Fitte? Qua alla base del collo. Anche ora? Anche ora. Me ne sto andando, dottoressa. No, Leo, no. È solo che, come temevo, la chemio che ti stiamo facendo non funziona. Me l'aumenta allora? No, voglio sospenderla. Se il protocollo non funziona, dobbiamo cercarne un altro. E ne esiste un altro? Se non esiste, ce lo inventeremo. Dovrai fare dei nuovi esami e dovrai dirmi giorno per giorno come ti senti il braccio, se peggiora, se aumentano i dolori, le fitte. E se aumentano? Vedremo. Vedremo come reagirai. E altrimenti attiveremo una terapia del dolore. Ciao, sono Leo. Lasciati un messaggio. Mia sorella stamattina va a parlare con i miei. Gli dice del bambino. Ho bisogno di vederti. Posso venire? Io credevo che fossi venuta a dirmi della bella notizia. Non è giusto che io lo sia venuta a sapere da Chris. Avrei dovuto saperlo da te. Il mio bambino? Sì. È sicuro che sia una bella notizia? Fino a ieri lo pensavo anch'io, solo che... Che cosa gli posso offrire io a questo bambino? Cosa gli posso dire? Che già tanto se riuscivo a vederlo, o che forse non ci sarò nemmeno al suo primo compleanno. La risposta a queste domande non ce l'ho. Però una cosa la so. Tu qua dentro hai reso possibili delle cose che sembravano impossibili. Hai capito? Beh, intanto dici come sta Leo? Non molto bene. Sta continuando a fare la chemio. Non se lo merita. E neanche tu meriti tutto questo. Grazie, papà. Ma tu pensi davvero che sia il momento giusto per avere un bambino? Io penso che siamo in grado di decidere da noi. E io invece, Chris, non penso proprio. Infatti, scusami se te lo dico, però da come parli mi sembra che non abbiate proprio Senti, il senso io del... e Leo ne abbiamo già parlato e siamo felici così. Ma tu non ti rendi conto, Chris. Ma sarai felice tra qualche anno, quando forse dovrai tirare su tuo figlio senza papà. Leo si sta curando e guarirà. Senti, Chris, io veramente... Papà, tu non lo conosci, non lo sai com'è. Lui è molto più forte di tutti noi messi insieme, ce la farà. Chris, papà e mamma stanno cercando di aiutarti, capisci? Ma sì. Tutti noi stiamo cercando insieme di trovare la soluzione migliore. Allora, la soluzione è avere questo bambino, punto. E che tipo di genitori sarete? Un malato terminale e una ragazzina? Sicuramente migliori di voi. Tu non hai idea di come sono i cattivi genitori. Purtroppo invece ce l'ho. Senti, non ti permettere, No, Chris, siediti! Lasciala andare, lasciala andare. Tanto quando ha finito i soldi torna. Papà, per piacere! Ma lo vedi perché io non posso stare qui con voi? Tu riduci sempre tutti i soldi anche quando non c'entrano un cazzo! Mi sembra che dipende sempre da noi, no? O sbaglio? I tuoi vestiti, quello che mangi, la casa con tua sorella... Ma fate quello che volete! Io questo bambino lo tengo! Toglietemi tutto! Chris, non abbiamo finito! Io sì! Chris, io ti avviso, se esci da questa casa, io interrompo ogni tipo di rapporto con te. In tutti i sensi. Tanto purtroppo per me non cambia niente.